Con l'esibizione dell'orchestra e del coro dell'Istituto Comprensivo Zumbini ha preso ufficialmente il via la Fiera di San Giuseppe edizione 2022, un evento che ritorna dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, un inizio caratterizzato anche dall'esibizione del primo violino dell'orchestra di Kiev, Olga Mikhailiuk, che ha accompagnato la figlia che frequenta il plesso scolastico di Via Milelli, dove insieme hanno suonato e cantato l'inno nazionale dell'Ucraina. Come abbiamo detto in conferenza stampa, la fiera è dedicata alla pace. Noi siamo per la pace, siamo contro tutte le guerre, non solo quelle che ci riguardano più da vicino. È emozionante perché ci sarà l'esibizione di questa orchestra della Zumbini, questi ragazzi bravissimi, e soprattutto ci sarà stasera proprio come messaggio di pace l'esibizione del primo violino di Kiev. Credo che questo sia il messaggio migliore per inaugurare questa fiera che dopo 2 anni di fermo nella tradizione ritorna nella nostra città. Un inno alla pace, come ha detto più riprese il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, con un riferimento più marcato a quanto sta accadendo in Ucraina. Assolutamente sì, ma è anche un messaggio di speranza che possa passare la pandemia e si possa ritornare anche a una normalità.